Gianni Pagà, uno dei, diciamo, dei migliori, permettimi, operatori turistici qui di Chioggia, anche storici. Facciamo un minimo di pubblicità, qui siamo a Gran Sostanco, uno dei più rinomati stabilimenti di tutta quanta sottomarina. Gianni, ci racconti un po' come sta andando la stagione turistica? Sì, non è male. Non dobbiamo fare tanti squilli di tromba, ma tutto sommato non è male. Andiamo avanti veramente giorno per giorno con una situazione quest'anno abbastanza particolare, cioè di vedere una clientela molto attenta alla borsa della spesa. Anche gli anni scorsi, ma mai come quest'anno. La riprova è che sono molto attenti prima di tutto alla situazione meteo, sia per quanto riguarda i turisti stanziali e anche i giornalieri soprattutto, no? Proprio si nota veramente, quindi, che c'è un'attenzione il giorno prima o la settimana prima di vedere sulla prenotazione come sarà la situazione, proprio per non sprecare neanche un giorno. E dopodiché anche nel consumo quotidiano, quello che può essere classico sia di vita ma anche di vacanza, un'attenzione quindi a non lasciar perdere gli sprechi, l'essenziale, ma quindi che denota una predisposizione, una ricerca a priori di un budget definito e che poi viene chiaramente rispettato. Va bene così, non è in momenti come questi è giusto che le famiglie, è giusto che tutti stiano molto attenti. È chiaro che poi la padrone la fa sempre il weekend, quindi in questa situazione c'è una grossa concentrazione di lavoro al fine settimana e una diluizione, forse anche troppo, una diluizione anche nel resto della settimana. Questo ci penalizza nell'organizzazione, nella cura, nel servizio che noi possiamo dare, quindi abbiamo dei picchi e poi invece abbiamo anche poi dei ventri, diciamo, a livello proprio di lavoro. Insomma. Senti, ma in questi giorni qualche operatore ha lanciato qualche critica sul problema della sicurezza. Avverti un problema di sicurezza di extracomunitari, di venditori ambulanti? Ma io distinguerei le due cose. La sicurezza intesa come veramente una sicurezza, diciamo, a livello personale, dei beni personali, dove che credo che Chioggia abbia anche lei qualcosa da soffrire, ma non direi in maniera eclatante. Adesso leggiamo, ecco, per carità, qualche furto eccetera eccetera, ma ripeto, non di più come le altre volte. Se ti riferisci invece ai venditori ambulanti, agli extracomunitari sulla spiaggia, io devo dire che è un fenomeno che sta anche regredendo sotto certi aspetti. Sicuro, io palpo la sensazione che ce ne sono abbastanza meno degli anni precedenti. Quindi secondo te è un fenomeno in regressione per quello che ti riguarda? Per me sì. Cioè, se analizziamo degli anni scorsi, quindi da una decina d'anni, io vedo che c'è un calo. Ho quasi la sensazione che, o perché commercialmente non è più remunerativa la cosa e quindi anche loro hanno così girato, cambiato attività, oppure effettivamente è un fenomeno che va scemando di per se stesso, perché magari gente che ha mai adesso inserita in altri tipi di lavoro o se n'è andata anche. Ma ripeto, a spanne, palpando, io vedo meno degli anni scorsi. Grazie. Senti, ciao, comparato. Ci dici un po' come sta andando la stagione e vorremmo anche una tua opinione dal punto di vista della sicurezza. Beh, la stagione, tanto partiamo da come sta andando la stagione. Cioè, la stagione è partita molto bene, primavera e fine primavera, diciamo, inizio estate. Mi sembra che adesso, specialmente durante la settimana, sia un po' calata, cioè i presupposti erano molto buoni, però mi sembra che siamo un po' affossati, diciamo. Fine settimana alla grandissima. Quel tipo di clientela anche buona, anche bella anche da vedere, ecco, che magari passa il fine settimana dal venerdì alla domenica o addirittura fino al lunedì, perciò ormai fanno anche i 4 giorni qua, ne verrebbero ancora di più, però purtroppo siamo senza posti letto. Però vabbè, questo è un problema, insomma, che non è da adesso, insomma, causa tante
tante idee, tanti cambiamenti dell'aspetto ricettivo, ecco, ricettivo. Quindi, scusa se ti interrompo, quindi dal punto di vista della stagione non va male, sta andando discretamente. No, diciamo, ti dico, il buono è stato che abbiamo fatto una grandissima primavera. E tanta gente, fino a giugno abbiamo avuto anche diversa gente durante la settimana. Adesso mi sembra che durante la settimana stiamo un po' soffrendo che la serata finisce presto. Senti una cosa, scusa se passo subito perché ho i tempi brevi. Avverti un problema di sicurezza tu? Ma di sicurezza anche no, perché mi sembra che le forze d'ordine siano molto presenti. Diciamo che il nostro problema, come tante altre spiagge, sono quegli ambulanti che oltretutto portano via anche il lavoro a certi negozi, tipo il nostro vicinato qua, che ci sono negozi che vendono bigiotteria, dicono che i banchetti qui di fronte alla storia magari qualcosina li possono portare via, che vendono bigiotteria, occhiali, cappellini, perciò però vedo che le forze d'ordine si danno da fare, che molte volte si vede i fuggi, però purtroppo anche loro non è che possono essere sempre là. Sulla spiaggia vedo un po' meno, ecco, vedo una parte fino dopo la storia, bellissima spiaggia organizzata, tutto il resto, grandi stabilimenti perché siamo super attrezzati, però un po' in fondo verso la diga vedo molto mercato che non è bello. Non è bello esteticamente perché vedi degli stabilimenti favolosi, belli, organizzati, tutto pulito, e questi qua che mangiano, buttano le lattine là perché mangiano in spiaggia, e insomma non è un problema di adesso, non è un problema solo di Sottomarina, ma penso di tante altre spiagge, però vedo che ci sono delle spiagge che le hanno risolto. Che spiagge? Quali spiagge? Mi sembra Carlo abbia risolto molto bene, per esempio. Ah, la spiaggia è un po' più piccolina di noi, perciò forse fa un po' prima, ecco, a risolverla. Però là è un po' bruttino, ecco. Fabrizio Bosco Nale, della Storia Village, della Storia, qui insomma, questo centro polifunzionale, polisportivo, poliservizi, insomma, di tutto e di più. Ci racconti un po' come sta andando la stagione turistica? Ma devo dire che la stagione ovviamente è cominciata, per ciò che riguarda appunto, con un po' di tentennamento. Ovvio queste per problematiche ovviamente di condizioni meteorologiche. Poi ovviamente c'è stato veramente una grande exploit e quindi possiamo dire che fino ad ora siamo più che contenti, soprattutto quello che riguarda non solo l'attività balneare turistica, ma soprattutto per i servizi che vengono poi offerti ovviamente ai nostri ospiti. Questo non solo quindi spiaggia, mare, ma i servizi di contorno che possono essere magari delle attività fatti spiaggia, i servizi annessi sul benessere e quello che è soprattutto anche dell'intrattenimento, essendo ovviamente una città non solo diciamo culturale, ma soprattutto una città turistica. Senti, avvertite un problema di sicurezza voi? Ma devo dire problemi di sicurezza, devo dire intesi in senso lato, no. A meno che non intendiamo quelle che possono essere magari quelle azioni che siamo appunto intervenuti tramite la nostra associazione che è giustamente GELIS, fattore esempio della numerazione magari delle torretti spiaggia, fattore riguardante anche per ciò che riguarda i vari passaggi a mare e quindi per avere una più tempestività e celerità per la sicurezza in mare. Veramente ci riferivamo alla sicurezza e comunque anche questo è un aspetto che dicevi, certo, molto importante, certo, che per fortuna quest'anno è stato fatto. Complimenti. No, ci riferiamo al discorso dei venditori ambulanti, di tutte queste cose, ma qua legate un po' insomma, certo, a questa comunità, certo, insomma. Ma se dobbiamo fare appunto uno storico, ovviamente devo dire che quest'anno abbiamo molta più attenzione dalle parti di sede delle forze dell'ordine e per ciò che riguarda anche interventi proprio mirati ad occhio. E quindi devo dire che il problema comunque c'è, ma in maniera forse in maniera più minore e su determinate aree ben precise. Ecco, quindi su tutto il litorale devo dire che c'è ancora una minima parte che soffre di questa diciamo problematica, però molto, in maniera molto molto più inferiore sicuramente.
Allora ci sentiremo presto per sentire come è andata questa stagione. Va bene. Ah, devo dire che per ora, ripeto, il mese appunto di la seconda quindicina di giugno e luglio sta andando veramente alla grande, il tempo lo permette, gli eventi che sono stati fatti sono stati veramente accolti in maniera molto entusiasta e speriamo appunto che la stagione, ma auspichiamo che veramente sarà una stagione che ci ricordiamo per parecchio tempo. Benissimo, grazie Fabrizio. Grazie a voi, arrivederci. Come tu sei uno dei gestori qui del Bora Bora di Sottomarina. Perfetto. Ci dici un po' come sta andando la stagione? La stagione va discretamente rispetto all'anno scorso. Quindi c'è un incremento di persone? C'è stato un incremento secondo me. Ah bene, bene. Chi ha portato questo incremento sono anche questi grandi avvenimenti che fanno sulle spiagge. Come 0.2, 70, 0.2. 7.2 dai. Il famoso o famigerato 7.2 E dopo anche tante manifestazioni che vengono fatte che portano veramente un incremento a Sottomarina e si vede. Senti una cosa, tu hai qualche percezione sul fenomeno della dei venditori abusivi? Allora, secondo me i venditori abusivi devono prendere una decisione precisa là. O possono vendere o non devono vendere. È una scelta che devono fare. Perché mica tutti possono aspettare sempre l'intervento della polizia perché li corrono dietro o fanno altre cose, non so come si può proprio gestire questo fenomeno qua. È un problema. Che tutti veramente si lamentano sempre. Quindi hai una percezione che ci sia un maggior numero di venditori quest'anno? Venditori abusivi? Per me penso di sì. Va bene, grazie.